Originariamente avevo pensato di girare questa rubrica in un parco qui vicino a casa mia, solo che è tipo una settimana che piove, quindi anche se avessi beccato un momento in cui non pioveva, avrei girato i video in mezzo alla palude, probabilmente. E questo è il motivo per il quale ho messo le piante, per dare questo tocco floreale. Pensate mai al fatto che, cioè, mi chiedete mai se sono più strano io che faccio queste cose o voi che a questo canale siete anche iscritti? Dovremmo cominciare a ragionarci. Ciao a tutti, gente, sono Dini, benvenuto e bentornati sull'altro fumetto, in questa rubrica in cui chiacchieriamo di un po' di letture che ho fatto quest'estate. Ma fatemi sapere, mi raccomando, voi nei commenti cosa avete letto quest'estate, perché l'estate è un buon momento, soprattutto perché non escono tante cose, è un ottimo momento magari per recuperare cose vecchie che abbiamo lì nella pila della vergogna, che tutti quanti abbiamo enorme, gigantesche, che ci guarda e ci fa sentire in colpa. Dovrebbe quantomeno, e io ho approfittato per leggere discretamente quest'estate, quindi faccio questo video diviso in due parti, così non diventa troppo lungo, in cui ce la chiacchieriamo un po' su alcune letture. Ad esempio, conclusione di Tracce di sangue. Allora, personalmente ho letto quasi tutte le opere uscite di Ushimi, cioè praticamente tutte, sto leggendo in questo momento I fiori del male, mi mancava solo questa. Vi mostro qualcosina, ma non vorrei fare spoiler, quindi non sfoglierò eccessivamente l'ultimo volume. Storia, secondo me, molto bella. Per carità, Oshimi in questa storia si è preso i suoi tempi in maniera titanica, cioè poteva essere narrata nella metà dei volumi, sinceramente. Ci sono tantissime con momenti di silenzi, che però fanno parte anche dell'opera, cioè io li ho anche apprezzati, eh. Ci sono delle tavole meravigliose, non tanto nella... Magari, beh no, anche nelle ultime parti ci sono tavole molto fighe, ma soprattutto secondo me nella parte iniziale, perché a un certo punto della storia, non vi farò spoiler, c'è una svolta, un cambio, succede qualcosa, e possiamo dire uno sbalzo temporale fondamentalmente, e cambia un po' la storia, il ritmo e tutta una serie di cose. Allora, molto bella, conoscendo abbastanza bene appunto le opere di Oshimi, mi ha stupito, l'ho trovata un'opera molto più matura rispetto a tante altre. Senza la voglia per forza di esagerare, cioè la storia è molto forte, per chi non, per caso non la conoscesse, è la storia di un bambino con un ragazzino con un rapporto molto morboso, con una madre molto particolare, molto apprensiva, che arriverà a fare delle cose molto forti per proteggerlo, ed è una figura veramente molto 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 particolare sua madre. Secondo me è bello, a me è piaciuto molto. L'ho trovato un'opera appunto molto più matura. Mentre Oshimi nelle altre opere comunque cerca di un po' giocare all'esagerazione, che è una cosa che apprezzo tantissimo di lui, mi piace un sacco. Qui lo fa, ma con più delicatezza. Soprattutto arrivato al finale, che poteva essere delirante, cioè delirante, poteva essere estremo, forte, invece molto più delicato, molto più sensibile. Ho trovato un'opera molto più matura e anche a livello grafico è una cosa incredibile. Adesso non ho comodi gli altri volumi, non voglio mostrarvi troppo di questo perché è l'ultimo e pare brutto farvi spoiler, però ci sono tavole veramente meravigliose, cioè stupende. Quindi mi è piaciuto, secondo me forse l'opera che più mi è piaciuta di Oshimi, sicuramente l'opera più matura di Oshimi. Andiamo avanti un po' veloce perché sto video non deve diventare eterno. Fiori di filo spinato. Ringrazio Edizioni BD per avermelo inviato. Io ovviamente ho il computer aperto, mi sono preso degli appunti perché, raga, alcuni li ho letti tipo a luglio, stiamo a settembre, abbiate pazienza. Allora, come ho già avuto modo di dirvi nel video acquisti, probabilmente non sono io il pubblico finale di questo volume. Sia per stile grafico che per tematiche, perché ho quasi 40 anni, sono un vecchio maledetto. Parto subito con le critiche, così ce le togliamo. A livello grafico, alcune cose un pizzico acerbe. Intanto, forse secondo me avrebbe reso di più in bianco e nero, se mi posso permettere. Forse in bianco e nero avrebbe reso un po' di più. E ci sono alcune, non dico sproporzioni, ma vedete anche i volti, le persone, alcune piccole asimmetrie, cioè alcuni piccoli, possiamo chiamarli errori, ma diciamo che sono cose secondo me un po' da perfezionare. Ha un'estetica che mi ha ricordato, prendetela con le pinze, Nana,
ovvero questi personaggi tutti molto magri, con le gambe molto sottili, lunghe, questi immaginario molto filiforme, così, che non è assolutamente un difetto, sono gusti, però appunto il difetto è che alcuni momenti, alcuni volti magari non sono proprio, non dico proporzionati, ma le prospettive ogni tanto sono un po', forse sarebbero alcune cose un pizzico da rivedere. Vediamo questo mondo in cui c'è questa malattia che si chiama la malattia dei fiori, che fondamentalmente ti crescono dei fiori addosso e finisci per morire. Molti messaggi all'interno di questo volume, molti messaggi, ad esempio, molti messaggi cari alla generazione Z, c'è tanto ambientalismo, c'è questi fiori che ti crescono addosso che rappresentano quasi la natura che si ribella all'uomo, rappresentano anche fondamentalmente dei tumori causati dall'inquinamento dell'uomo, perché vediamo anche una fabbrica che inquina abbondantemente, vedremo anche del concetto non troppo approfondito, ma c'è della fluidità sessuale, quindi tante tematiche care alla generazione Z. Secondo me è un bel volume, appunto, valutate un po' anche la vostra età e come siete come lettore, come lettrice, cioè nel senso valutate un po', secondo me, se siete persone già più grandi, magari alcune cose non vi colpiranno, il concetto di voler fuggire, scappare, cambiare il mondo, questa voglia di ribellione che abbiamo vissuto un pochino tutti e magari viviamo ancora, però queste appunto sono secondo me tematiche per un pubblico un pochino più giovane, però secondo me è assolutamente non brutto. È un bel volume che consiglierei a un ragazzo o una ragazza più giovane, magari. E belle tematiche, comunque c'è anche un po' di mistero, thriller, ci sono dell'ecoterrorismo, questi primi amori, magari. Cioè, veramente, veramente ben fatto, appunto. Qualche appuntino sui disegni, appunto, e forse in bianco e nero, secondo me, avrebbe reso un po' meglio, detto onestamente. Parere personale. Mi sono recuperato e letto i 5 volumi che formano la serie di Redneck, almeno per ora, perché manca il sesto volume, manca perché non è mai uscito, questo è in ordine a caso, non è mai uscito. Porca miseria, ho scoperto che è fermo, non ho ben capito il perché, sinceramente, non me lo nego, però è fermo. E il problema è che è fermo proprio, cioè, arrivati al quinto volume, ci si preparava al finalone, cioè il gran finale. Infatti, se cercate tanto su Amazon il sesto volume, c'è già la copertina, cioè era tutto pronto per dai di sesto volume, ma tutto fermo. Io spero che esca prima o poi, perché è una serie che mi è piaciuta tantissimo, super figa. Scusate, sono un po' raffreddato, in questo fine d'estate schifoso, continua qua a piovere qua a Torino, non so lì da voi. Parla di vampiri. A me non interessa tanto la tematica dei vampiri, vi dirò sinceramente, però come vi ho detto nel video acquisti, che nel dubbio vi lascio nelle schede, sono vampiri un po' particolari, sono vampiri che vivono in Texas, vampiri che ricordano un po' i tempi in cui erano una razza eletta superiore agli uomini, adesso vivono abbastanza nascondendosi. Questa famiglia di vampiri, vediamo un po' scusate, come sempre una cosa nell'occhio, vediamo un po' i rapporti tra di loro, tra i vari membri della famiglia, vediamo il nonno di questa famiglia che è un po' il patriarca di questa situazione, che è un personaggio abbastanza ambiguo e particolare, per quanto anche lui è abbastanza decaduto. Mi è piaciuto molto, magari vi mostro anche qualcosa, molto sporco come fumetto. Questi vampiri hanno questi uomini che li aiutano, questi famigli che li aiutano a procurarsi il sangue, fondamentalmente sangue di animali, perché per quanto il sangue degli umani sia molto più buono, non cercano di non uccidere nessuno. Però questa è veramente la punta dell'iceberg. La cosa che ho molto apprezzato della serie, intanto, è, come vi disse appunto nel video acquisti, che mi sa proprio di Scalped, di Southern Bastard, di quell'America lì sporca, un po' ignorante, un po' gretta, con in più i vampiri. Molto bello, molto bello. Molto bella ambientazione, molto belle le tematiche, molto bene come sono costruiti i personaggi e molto bella come si sviluppa la vicenda, perché è proprio una vicenda a cerchi sempre più grossi, quindi minchia. È uscita la parolaccia, non so perché mi è uscita minchia così, scusate, volevo dire un'altra roba. Mentre il primo volume si concentra su una determinata storia, andando avanti si concentra su una storia un po' più grande e vediamo sempre più in macro la situazione. Quindi diventa sempre più grossa la situazione, capiamo sempre di più su questo mondo dei vampiri, chi sono, come sono organizzati, cosa c'è, cosa non c'è, cosa è successo, cosa non è successo, come mai sono decaduti.
Quindi veramente figo, a me è piaciuto molto 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 e guardate, nonostante non sia finito e spero vivamente che prima o poi finirà, vi mostro ancora qualcosa, perché è arrivati, cioè il sesto doveva essere l'ultimo volume e sono curiosissimo di leggerlo, ve la consiglio, comunque bella, mi è piaciuta a prescindere, tra l'altro io ho preso i primi tre tipo su Vinted, me l'hanno tirati dietro e poi mi sono recuperato gli altri due con gli sconti Salda Press, quindi veramente una bella storia, anche se non è conclusa, io spero veramente che si concluda, è di Donny Cates, veramente un bel volume. Anzi, se sapete più, ne sapete di più, fatemi sapere voi nei commenti come mai è interrotta, magari voi lo sapete, ammetto di non essermi informato così tanto. Mea culpa, mea culpa. Allora, questa roba non mi ricordo quando l'ho letta, sinceramente, forse a fine giugno, una cosa del genere. Però io voglio parlarvene, voglio almeno accennarvi questo primo volume, quindi semplicemente un primo volume, quindi vedremo come evolverà. Zen Comics. Non riesco bene a leggere il titolo perché è scritto così in metallese Black. No, cerchiamolo dentro, ma che dico cavolate, porca miseria. Aspettate, io non so leggere il metallese, scusa. Black Salvation. Ora che lo so, lo leggo. Black Salvation è una storia molto figa, appunto, ve ne ho accennato, una storia fuori di testa degli alieni che dominavano il mondo, che tornano per voler. Riprendersi appunto il mondo e soggiogano con un macchinario tutte le persone, ma non chi ascolta metal. C'è una roba assurda in cui vediamo questo mega metallaro combattere contro questi alieni, una roba esagerata, folle, veramente figa. Ricorda molto una fantascienza anni 80, anche a livello grafico, a livello stilistico. Una roba folle, raga, una roba folle, divertente, mi è molto piaciuto. Spero che continui, voglio assolutamente leggere il seguito, perché poi è folle, lui cerca di riformare la sua band per andare a combattere questi alieni. Spero anche in una fogliazione un pochino più spessa, capisco che cercano di mantenere il prezzo sotto i 10 euro, quindi non possono fare tante pagine, ci sta, è anche una piccola realtà editoriale, quindi ci può stare, però appunto ne voglio di più. Sicuramente vediamo anche degli alieni, un'estetica che ricorda molto il mondo di Alien. Ci sono molti richiami anche alla musica metal, ovviamente. Bello, però ve lo consiglio perché è super 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 divertente. Come super divertente, vi faccio solo un accenno, è il numero 11 di Crossed. Beh, io sono di parte perché Crossed per me è casa. Vi dirò, qua ci sono due storie neanche particolarmente belle. Una fondamentalmente di un personaggio che salva altre persone e crea una specie di villaggio sicuro, ma ovviamente le cose saranno molto più folli di come può sembrare. Non so bene cosa mostrarvi perché tanto c'è violenza in ogni pagina, ma va bene. E la seconda storia invece parla di, me la vado a ricordare. Ah, la seconda storia particolare. Un ragazzo sopra una torre, chiuso lì, che sta fondamentalmente morendo di fame, di sete, e sotto c'è uno di questi scrociati che lo aspetta. Capiremo piano piano cosa è successo. Lui si inventerà delle storie anche su questa vecchia scrociata che è sotto la torre, che l'ha sentito, quindi sa che è lì e aspetta che lui scenda. Carina, molto carina, ripeto, non le più belle del mondo, forse. Però mi piace sempre. Poi mi piace sempre come in Crossed, spessissimo, anche vedete qua dietro, i personaggi femminili e maschili siano proprio stereotipi dell'americanata, cioè queste fanciulle sempre seminude, iperpalestrate, con questi seni duri come il marmo, e gli uomini tutti muscolosi. È proprio questa America esagerata che viene deturpata, deformata e violata in tutti i modi da questa invasione scrociata. Adoro, cioè sono proprio innamorato di Cross, non sono assolutamente oggettivo quando lo leggo, ma sono felice di questo amore. Poi mi sono letto anche due belle bombette perché mi sono letto I miei eroi sono sempre stati tossici, di Brubaker, Phillips, ambientato nel mondo di Criminal, ma potete tranquillamente leggerlo. Anche se non avete letto nulla di Crimine, cioè si può leggere a sé stante e non c'è nessun tipo di problema, quindi se volete incuriosirvi un po' sul mondo di Criminal, leggetelo tranquillamente, ci troverete dentro tante cose. Fondamentalmente storia di una ragazza che un, una ragazza e un ragazzo che sono in una clinica per disintossicarsi dalla loro tossicodipendenza.
La fanciulla ci narra un po' di come sua mamma era una, vado un po' a memoria, sua mamma era una tossicodipendente, del legame che ha sempre avuto con, fondamentalmente con eroi tossicodipendenti, musicisti che hanno scritto grandi cose sotto effetti di droghe, molto bella, però è pur sempre Brubaker e Phillips, quindi diventerà anche un accenno di noir, salterà fuori e scopriremo di più. Personaggi caratterizzati in maniera eccezionale. Colpi di scena, veramente tanta 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 roba. Ma se volete leggere qualcosa di più, magari non, senza buttarvi subito sul mondo di Criminal, per quanto straconsigliato, raga, meraviglioso, c'è anche il bellissimo Un'estate crudele che ho comprato l'estate scorsa, non l'avevo ancora letto. Anche questo si può leggere a sé stante. Raga, storia meravigliosa. Storia meravigliosa, storia come sempre di criminali, di persone scorrette che si tradiscono a vicenda, che compiono una serie di cavolate. Molto bello il fatto che in questo volume vediamo vari punti di vista, ovvero vediamo la storia avanzare e ogni capitolo è visto da un punto di vista differente. Quindi un capitolo è appunto dal punto di vista di un ragazzo, poi di suo padre, poi del poliziotto che indaga su una cosa che è successa e la storia va avanti mentre vediamo i vari punti di vista. È noir, quindi ci sono gli archetipi, gli stereotipi del genere, ma gestiti benissimo, personaggi meravigliosi, scopriamo sempre un pezzo in più su ogni personaggio, capitolo dopo capitolo, disegni stupendi, tradimenti ogni 3x2, violenza, furti, rapine, voglia di riscossa. Voglia di fuga, di cambiamento nel bene e nel male, anche facendo cose che magari non sono poi così corrette, anzi, non sono per nulla corrette. Gran bel volume, raga, recuperatelo, ne vale un sacco la pena. E appunto potete leggerlo tranquillamente senza aver letto Criminal, perché tanto ci sono degli accenni a quello che ha fatto un colpo, e quindi in Criminal magari avete visto quel colpo, ma si capisce tutto tranquillamente. Bellissimo, bellissimo, veramente ne vale un botto la pena. E concludiamo questa prima parte di queste letture estive con una cosa che mi ha stupito tantissimo. Una gran bella lettura. L'ho recuperato con l'iniziativa Second Chance di Canicola, che ha preso probabilmente ispirazione da Iris Edizioni, che fanno spesso questa iniziativa, ovvero mettere scontati dei fumetti leggermente rovinati. Ora, chi si vuole comprare dei fumetti rovinati? Io, sinceramente, se il rovinato è assolutamente nulla, forse un minimo macchiato qua dietro, e l'ho pagato metà prezzo, cioè 50%, quindi io tranquillamente. E quindi vedete, forse c'è una pieghetta qua, ma proprio, raga, a cercarli i difetti. E questo volume si chiama Ted, un tipo strano. Intanto a livello grafico mi ha colpito molto, ma mi colpì già quando ne parlò Giorgio Trinchero quando faceva video. Ovvero il fatto che non c'è la suddivisione in retini, ma è fondamentalmente tutto un lungo piano sequenza che continua. Molto bello a livello grafico, quindi molto 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 particolare. Questo perché? Perché comincia come un volume abbastanza comico su questo personaggio, appunto Ted, che è un tipo strano, che capiamo abbastanza subito avere comunque una forma di autismo. Ed essere super razionale, cioè ad esempio vediamo nel volume una sua amica che dice di essere innamorata di un attore, di un cantante, non mi ricordo, e lui dice: ma come si può essere innamorati di qualcuno che sta a chilometri di distanza e non l'hai mai conosciuto? Non ha senso. E effettivamente è un ragionamento sensatissimo. Quindi vediamo molto le cose dal suo punto di vista, ovvero quanto in realtà lui sia molto razionale e sia il mondo essere particolare visto dal suo punto di vista è incomprensibile per alcune cose. E in effetti questo ha pienamente senso. È molto bello e molto comico all'inizio, tutti quanti i suoi rituali che si ripetono ogni singolo giorno, di come faccia difficoltà quando invece un suo rituale mentre va a lavoro qualcosa viene interrotto, snaturato, cambiato, quindi le sue difficoltà per affrontare giorno dopo giorno le cose. Quindi molto bello, mi è molto piaciuto. E piano piano mentre andiamo avanti capiamo che c'è di più, non è solo un volume che vuole essere ironico, è un volume in realtà che diventa sempre più intenso, sempre più toccante, sempre più forte sul fatto che il mondo faccia fatica ad accettare la diversità e cerchi di trasformarla a tutti i costi. Un volume molto intenso, con un finale molto forte, molto bello, secondo me è veramente un bel volume da recuperare, io ve lo straconsiglio perché mi ha colpito tantissimo e ripeto,
anche molto divertente e ironico in diversi punti, molto dinamico, vedete, nonostante ci siano parecchie scritte, cioè nel senso c'è da leggere, però è un volume molto dinamico, molto veloce, bello, piaciuto un sacco. E appunto io ve lo straconsiglio, veramente approfittate se ci sono degli sconti, qualcosa, se lo trovate in giro, ma anche a prezzo pieno, raga, ne vale la pena. Veramente bellissimo, un bellissimo volume, mi ha colpito tantissimo, straconsigliato. Questa era la prima parte delle letture estive, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, trovate alcuni di questi volumi qui sotto in descrizione, qualora non avessero fumetteria nelle vicinanze, li comprate su Amazon, date a me una piccolissima percentuale, se no andate a comprarli in fumetteria, sosteniamo le fumetterie, mi raccomando. Se volete mettere un like, a me schifo non fa, lo sapete, è una cosa che comunque apprezzo, ma la cosa che mi piace di più sono i commenti. Quindi parliamo, ditemi se avete letto alcune di queste cose, se vi sono piaciute, se non vi sono piaciute, come le avete trovate, cosa avete letto voi quest'estate. Magari avete recuperato un volume che avevate lì da anni, tipo... alcuni, tipo Un'estate crudele, sì, nella seconda parte vedrete anche altri volumi che avevo lì da molto più tempo pure, e quindi ne ho approfittato per recuperare alcune cose. Fatemi sapere voi cosa avete letto quest'estate, e noi ci vediamo alla prossima.